Parla Pietro. Parla Pietro. Parla Spawn. Murri fallito. Parla Fatto. Camper. Ciao. Mi sono piaciuti tutti tranne Murri fallito. Succede. E non lo potrei tagliare. È la dura verità. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su GTA, un videogame cosa molto particolare, perché sapete che io preferisco altro ai videogiochi. Scopare! Ma colpo per l'occasione di scena in compagnia dei gentlemen. Colpo di scena Lord Jumpitech. Lord Jumpitech, Arciduca Giovanni e il cameriere Camper. Ma come? Tu mi spiace, erano finiti i titoli nobiliari. Lo so. Purtroppo la vita è una merda e nel tuo caso votanco. Come se non bastasse tutto ciò, questo qui è GTA senza censure. Quindi Jumpitech, mi raccomando. Cioè, sta parlando Jumpitech, mi raccomando, ha detto, ma vabbè. Cosa? Non ho capito. Carico senza tagli la traccia del mio video precedente, vediamo che succede. No. Spawn ha abbassato il suo volume. Ah, Spawn quando deve bestemmiare abbassa. Ok, no, non vale. Porco bellissimo, super divertente. Perfetto, che grande, che divertimento. Con Giovanni è sempre l'animo della festa. Il che non significa che il video non sarà montato. Basta. Sì. Ma significa non che non avrà censure. Hai capito, Giovanni? Però per non censurare non devi tagliarlo e non devi montarlo. Porco. Vedi falso di merda che non sei altro. Perfetto. Vedo che i trentini oggi hanno un senso dell'umorismo veramente molto molto sviluppato. La tosse viene censurata? Se è Covid, porco, sì. Porco Dio! Giampi! Secondi, cazzo! Come faccio a passare qua? Come cazzo faccio a mettere giù la benna io, la bici? Ma come faccio, ragazzi? Già, poi se lo bestemmi, poi io caricare io. Le corna belle. Ah, ma c'è partita la gara! Oh, cazzo! Raga, allora, non volevo dirvi, io ero col mouse sul secondo schermo, quindi avevo sul primo schermo la schermata del menu di Windows. GTA. E aspettavo che startasse la gara. Potete dirmi che era cominciata da 40 secondi. Ah, che cazzo ne perfetto. Sappiamo. Vabbè, benvenuto nel mondo dei vivi. Tu sei fermo al 2003 a giudicare da come le sinapsi agiscono. Ha parlato l'uomo di Neanderthal. Allora, intanto non difendere il tuo socio. Io non gioco ai videogiochi. Io vado solo a figa. Palestra. Io infatti non giocavo a FIFA, ma gioco a fica. Puoi guardare la tua ragazza e diglielo proprio in faccia, guardandola fisso negli occhi. Voglio vedere la sua reaction. Ragazzi, scusate se non parlo, ma no, le cose sono due: o bestemmio o gioco. Non sai fare le cose contemporaneamente. No, Murri! Perché ho messo sta gara, ragazzi? Mamma mia, ragazzi, ma è una cazzata. Perché? Non ce l'ho fatto. Vi giuro che è una cazzata con questa macchina. Ho preso Murri. Bip, dai. Come. Io adesso non capisco, dopo che faccio quello viola e volo a terra come un... No, mi dissocio, sono in YouTube. Mamma mia. Come faccio poi a fare il resto? Va contro le norme della community, bannato di canale. Signore Inub, com'è che adesso io mi ritrovo nel vostro gruppo? Adesso mi sento... Sei nel gruppo dei vincenti, Giorgio. No, mi sento nel gruppo là, nella vostra combriccola lì di persone speciali, sì. Come mi chiamerei se fossi nel vostro gruppo di amici con cui fate sempre video? Giorgio. Perfetto. Coglione. Giorgio mi piace di più, Giorgio. Ah, ok. Giorgio, largo granchio. Ci si chiama per nome perché le persone non finte non si chiamano per nickname, ma si chiamano per nome. I nickname sono passati di moda. Anche perché chiamare sì, Spawn Killer e Camper 2021. Nonché X Mori e Jumpitech siano meglio. Ma scusami, perché grazie, Spawn grazie. Killer? Perché Spawn killavi le fighe? Sì, Murri. Perché X davanti a 9 per i cromosomi in più? La dignità è stata la prima a scappare. No, io mi chiamavo X Mori Pounds perché paunavo la gente che mi dava fastidio. Quando giocava a COD. Quando giocava a COD lui paunava, raga. Scusa, Jumpitech. Oltre a essere cromosomico, mi dici come si fa la parte viola? Comunque, cioè, ti ricordo che è senza censura. Mi pare che tu stia rispettando questa cosa. Cosa faccio dopo che vado là? Mi dispiace, non do aiuto ai falliti. Bad boys, what you gonna do? Come no, sul serio, come si fa? Se no siamo qui fermi tutto il tempo. Ma cosa, raga, non ho capito. Da rosa Madonna al... Ce la fai non essere cappottato nella vita? La smetti che questo meme ormai è passato. Io sono una persona migliore. Noi siamo ancora legati al passato. Per noi ogni volta che viene fuori la parola X-Murri è quello che si è rebellato con la macchina. Dio. Oh, questa se la tagli sei un fallito. Non puoi tagliare. Ragazzi, continua a dire. Ragazzi, è corretto, una bestemmia.
Non puoi tagliarmi tutta la voce. Ho detto che non è censurato, ma posso mettergli un sacco di musica sopra. Mamma mia, ragazzi, ma perché sono così bravo a giocare a GTA? Perché nella vita la figa non ti è perché non mi sono laureato, ecco perché. Esatto. Ah. Amori, dai, intanto parliamo di qualcosa. Spiegaci per cosa dovrai questa laurea in ingegneria. Guarda, al momento non sono laureato, quindi... No, non sei laureato. Deve pagare le tasse che non ha pagato. Vogliono corso. Quindi hai fatto la tesi di laurea, ti sei sbattuto i coglioni, non sei manco laureato. Sì, esattamente. Che sei un tizio di merda. Top fallito. Intanto top fallito, testa di cazzo, lo vai a dire a tuo padre che ti ha messo al mondo e già per quello è un fallito. Sì, senza censure, shit. Vabbè, questo non mi interessa. Mi sa che dovrei cambiare il titolo a questo video. Ah sì? Come chiamo? Voleva essere GTA senza censura. Voleva essere GTA senza censura, esatto. Senza censura è il nuovo Livoi coi kiwi. Livoi coi kiwi. Un limone, 10 limoni, 100 limoni, 1000 limoni. Ma sono l'unico che non ce la sta facendo. Ah sì, bello, sì. DS, ecco, bello, che bello, TeamSpeak, che lag. Porco di... Ho sentito Muri che bestemmi anche se laghi su TeamSpeak. Odio, non so se odio più la gara o Giovanni. No, raga, io non ho capito proprio come si faccia. Guarda, la stavo cittando. Raga, una cazzata. No, io potrei farlo normale, ma voglio cittare più. È più meglio. Perdimelo tempo a farla normale, guarda, che cittarla. Guarda, no, è il sapore diverso. È certo. Come quando la si lava la... Sì, non lo dire, dai. È come quando bevi l'ananas, è diverso. Certo. Esatto. Perfetto, un video adatto proprio alle famiglie della domenica. Ma tu ne sei sicuro di questa cosa o te l'hanno solo detta? Guarda, io ho parlato diverse volte con tua madre e... Sappiamo che da finire lì, ragazzi. Ma quindi di lavoro fai il gigolò, vai con i sessantenni? Io di lavoro faccio il comico, come si può vincere? Giorgio Murri, che simpatico umorista. Eh sì, io e Claudio Biso abbiamo firmato un contratto. Dovevo esserci accanto là in contrada. Infatti, cioè, avrete i capelli uguali. I no? capelli sono gli stessi. Allora, dai, gridiamo, testa di cazzo, dai, gridiamo tutti. Ah, ha toccato il dito nella piaga. Intanto il c***o più lungo, penso un po'. Scusate, e questo finisce il mio livello. Le mie argomentazioni sono fighe. Il c***o più lungo. Ok, Oddio. Raga, io non ho capito come prendere la piattaforma. Raga, ma come cazzo vado a non capire un cazzo. È un talk show questo video comunque. Sì, è un video, diciamo, di argomentazioni e di discussione civile. No, Giovanni, dai, vai a giocare in autostrada. Ma sono dai. Io. Ah, dai, Camper, dai. Vai a pagare le tasse, dai. You were great in your day, Superman. But it just stands to reason. No. Perché tu me le paghi, merdoso, evasore, raga. Evasore. Soprattutto quelle universitarie. Giugno si pagano le tasse. Giampita che c'ha tipo arretrati per 30 anni. Non è vero. No, vabbè, ragazzi, non riesco a fare la seconda parte, ma perché? Perché forse sei nato storto. Perché hai problemi cognitivi, mi sa. Hai problemi alle mani proprio, non sei sincronizzare le dita. Giovanni, dai, dimmi qualcosa che è l'angolo. Sei un fallito. Perfetto. Sei un po' ripetitivo però. Ma detto? A me piace ribadire il concetto. Bravo, non devi dimenticartelo. No, ma guarda, è mia madre, me lo dice da 20 anni. Dai, pigliala. No. Abbiatalo. Camper quello rosso lì? Sì, sono proprio io. Ma siete ancora qua? Ma voglio dire, voi siete al secondo checkpoint se io ero il primo. Ma scusa, Murri, ma tu dove cazzo sei? Allora, è un'informazione che non ti posso dare perché ho firmato un contratto, un patto lateranense. Quindi non posso dirti nulla. Dio, ecco, questo l'hai firmato. Perfetto, alla grande. Firma questo. Ma Murri, hai mai monetizzato un video con Jumpy? Guarda, i video con Jumpy non li faccio. Ah, ecco, dove è giusto, cheat. Onesto. Disse quello che tra l'altro andrà a casa tua e registrano un video di merda. Andate a scambiarvi il COVID. Perfetto, no, poi io altri. Io c'ho il vaccino, quindi al massimo lui glielo posso passare. Oh, registrare con voi è proprio un tuffo nel passato. Cioè, non c'è ancora la Padania nel Regno delle Due Sicilie, te lo dico. Adesso infatti prendo il cavallo e vado verso la palestra fatta di bambù e roccia. Devi essere il TikTok quella che dice devo pagare con carta. Poi dice no, ci aspetta, vado a prendere i dobloni nel cavallo. Dai, comunque dopo c'è un pezzo che... No, oddio me! Ciao amici! No, sono le gomme! Sono proprio le gomme, figa! Io non sto vedendo nessuno e sono secondo. Cioè, non so quanto sia distante Jumpy, non so quanto sia distante Murri. Jumpy Tech, diciamo, è distante proprio già di input lag cerebrale. Tu parli e lui ci mette 30 secondi a elaborare l'informazione. Copiami l'idea, sì. Ma che senso ha fare un video in cui siamo tutti e quattro lontani? Potremmo guardare solo il gameplay di Murri e fargli il commento mentre insultiamo senza bestemmie. Testa di cazzo, tutti quanti. È un'idea. È una buona idea. Indovina cosa troveremo domani sul canale di Murri? Ma io sono quelli che hanno dato 50 milioni di miliardi a Ninja.
Ninja per far fallire la piattaforma. Allora prendi un pomodoro. Sto capendo niente. Ok ragazzi. Comunque ci siamo. Ragazzi, io sono al checkpoint 16 su 25. Voi? Okay. Come faccio? Io... con lo start? Questa muri, non vedo più. Non vedo più nessuno. Dai Cristo merdo. Cioè volevo dire ruote. Ok, no, frate. L'altra, devo andare veloce. Ok, ho fatto allora. Sono qui. Ho superato adesso le gomme, i copettoni e sono nelle travi sospese. Io spero che Spawn non sia ancora ai criceti. No, ce l'ho fatta, sono i copertoni anch'io. Incredibile, miracolo. Bastava andare dritti effettivamente. Quanto siamo distanti, raga, cioè. Ma perché comunque da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontani. L'amicizia è il bello della vita. Dice Murri che ha provato a fare 100 km in un giorno e ne ha fatti la metà. Lo dice Giovanni che invece nella vita non ha mai risolto un caso. Ragazzi, Alexa dice che siamo distanti 901 km. Sti cazzi. Oh, già. Tu Giovanni quanti chilometri hai fatto prima di capire che sei un coglione? Guarda, me ne sono accorto molto prima dei 50 km a piedi. Beh, va bene, adesso ci penso a risponderti. Ma fate, me la carico, coglione. Ha finito il... come si chiama? I giga. E niente ragazzi, questa gara è proprio un... Questa gara è un twist continuo, figa. Ma Murri, io avrei una nuova idea per il tuo format Mythbusters. Ho un'idea di come si chiama Mythbusters, si chiama 100 video da sfatare. Sì, ah, 100 video da sfatare, sì, ok. Italiano, ok. Potresti, hai presente che c'è il mito che 50 Cent si è fatto sparare un po' di volte e si è rimasto vivo? Prova a vedere se è vero che puoi resistere a 4 proiettili grazie ai tuoi muscoli. Allora, ottimo. Facciamo una cosa, la cavia la fai tu e i proiettili sono vediamo. Beh, penso di poterci resistere. Bene, ragazzi. Questo video potrebbe chiamarsi prova a non insultare Murri o prova a non lo so. Prova a avere una discussione seria. La prossima volta devo trovare il titolo di un video ti chiamo Giampitac, perché vedo che proprio ne partorisci di bellissimi. Questo è il fatto che io non sento Giorgio da tipo 6 mesi e quindi tutti gli insulti che non gli ho detto in 6 mesi li ho detto tutti in un video. Ma magari i trentini, quando ci invitate a Trento? Quando volete, ragazzi. Io voglio andare a Trento solo per trottare Orlando, però solo così ci voglio andare. Vabbè, se vuoi ti faccio anni, raga, veramente. Mito da saltare, si può andare a Trento trottellando. Ah, questi sono video divertenti, no? Quelli che fa Murri. Perfetto. Bene, continuiamo a insultare. Perfetto. E allora, questi sono i miei amici, ragazzi. Potete dirmi 2 o 3 frasi carine, così taglio questo video, lo mando a mia madre e vi faccio vedere che mi sono fatto dei nuovi amici. Vai, 3, 2, 1, vai. Signora ha fatto bene a far laureare suo figlio, perché secondo me la sua carriera su YouTube non è molto... Perfetto, grazie, per grazie. Finisce qua la sua carriera su YouTube. Va bene così, va bene così, grazie. Allora, ragazzi, sono ancora nella parte rossa, mi sta avvenendo un eczema, non so più che fare. Derma shaming? Derma shaming. non si può dire nel 2021. Fa ridere perché c'è una parola nuova per Giampi. Derma shading, scusate. Sì, shading. Shading, sì, vabbè, intanto ho finito. Fatemi il cazzo. Non ho tempo di capire le cose, devo giocare a GTA. Perfetto, infatti. Adesso me ne prenderò io. Credo che siete proprio due persone molto impegnate. Sì. Non hanno mai tempo per un cazzo. Giovanni e Giampitech, due grandi player. Infatti, non capisco come che i Fnatic non vi abbiano preso. Perché Power è lì e voi siete qui? Chissà. Io non so fare scala a muro. Tu che sai fare, Giampi? È proprio quello il problema, vero Giova? Tu che sai fare, Giampi? Io? Niente. Montare i quadri e le televisioni. Quelle sono bravissime. Perfetto. Allora, infatti, abbiamo tutti un piano B. Io mi sono laureato. Giampi sa montare i televisori. Tu, Giovanni? Io affitto appartamenti estivi. Venite. Isa, mica picciole. Sei quello messo meglio tra tutti, Attenzione, il Giovanni mi. Weird Flix, ma ok. Questo è un effetto video che ho messo oggi scrivendo Flex su YouTube, sicuro. Zitto. Bene, ragazzi, mi sono veramente appiattito i genitali. Però, scusate un attimo, devo fare un appesso. Morri, ma porco. Non sei fare un cazzo, ma non è normale che cadi andando così, porca. E come devo andare? Piano. E poi dice, non so fare le gare, grazie a minchia. Ma se me lo sai tenere dritto una levetta. Ah, ma dobbiamo finire la gara per fare il commento a Murri, quindi okay. No, ti giuro, cioè se tu lo guardi sembra ritardato. Questo guarda, lo tagli, so credo. Oh, raga, devo andare dritto, non lo so fare, picciotti. No, picciotto, chiami tuo padre. Scusa. Ok, dai, piano, freno, porca. Vabbè. Giampi, mi spieghi che cazzo devo fare qua? Che non ho capito. Aspetta, dove devo andare. Vedere qualcuno che sa giocare, mi auguro. Eccoci qua. No, ancora qua, sai, io non ci credo. Frate, non riesco ad andare avanti. Non riesci ad andare dritto, che è diverso, fra. Ma quale parte stai facendo, Giorgetto? Ma non vedi dove cazzo metti le ruote?
Ragazzi, ieri Murri doveva uscire da un parcheggio facilissimo. Ci ha messo 80 minuti. Ma lui non voleva legare il BMW. Tu no, piano, no, vabbè, chi sa lui. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Ragazzi, io vi giuro, non so come aiutarlo, non so che dire. Aiutami, ti prego. No, ragazzi, vi giuro, dovreste guardarlo. Cioè, non so che cazzo dirvi. In che parte è della mappa? No, ragazzi, vi giuro, entro su Discord, vi prego, dovete vedere sto coglione. Sì, lo guardiamo adesso, sì, sì. Guarda che non sa fare un cazzo, guarda. Ok, noi ci siamo incontrati mezz'ora fa, Giorgio. Guarda, adesso qui non so girare. Guarda. Ok, devi solo girare, è una cazzata. No, non ce la fa. Fai retro. Ma stai giocando con mouse tastiera o col pad? Col pad. Guarda, sei serio? Raga, non ce la fa proprio. Ma com'è possibile? Ma al posto delle mani c'hai due tocchi di pietra? Cioè, ma non so andare dritto. Non so andare dritto. Devi curvare. Ma no. Non so andare dritto. Ma poi hai scelto la macchina diversa dalla mia. Magari. Ragazzi, per ogni tanto muovete un player, perché altrimenti finisce la gara se uscite per inattività. Guarda. Oh, ok, incredibile. Incredibile. Ce l'ha fatta? No, sì, vabbè, aspetta. Ok, dritto adesso. Oh, e che cazzo sono? Petacchi, sì, numero sì. Uno. Aspetti, voglio... a destra, bravo. Ok, evita le luci. Bravo, mi dritto. Sta venendo... Dritto a cannone che c'è il checkpoint. Perfetto. Ok, mamma mia, che bravo. Posso andarmi a schiantare nel fiumoretto, allora. Esattamente, ora qui devi tenere le ruote sul giallo. Piano, ok, bravissimo. Ora gira così. Okay. Mamma mia, bravissimo. Simpatia, portami via. E chi sono? E chi sono? Ma io che cazzo ne so? Guarda. Dai dei tocchi assurdi alla levetta, cioè non riesce a dare dei tocchi proprio minimi. Ma perché lui fa pesi e quindi ha sviluppato troppo le dita. Saccio. Io faccio dei pesi sulle non dita. Non ha più sensibilità. Giorgio spinge i chili da quando ha 14 anni. Esatto, e alle femmine gli piace questo. Ovviamente doveva andare a finire su quello, chiaramente. Guarda, visto per dire la stessa. Sì, ma alle femmine piace questo, hai la stessa fidanzata da 10.000 anni, non è che... Ma infatti ho sbagliato tutto, io non mi dovevo fidanzare. A posto, fatto. Esatto, finito, Murri, bravissimo, ottimo. Saluta Federica. Matrimonio, Murri, quando? Dopo Jumpy. Ma che cosa fai? Ma dove fai? Sinistra. No, piccio, io non ci credo, ragazzi. Io non ci voglio credere quello che ha fatto. E allora. Sei ricascato? Sì, è cascato. No, ragazzi, è andato dritto. Cioè, deve fare una stronzata. Deve girare. Ok. Ma lo sto vedendo, Murri. Ah. Ok. Mamma mia, come l'ho fatto. Qua vado a cannone. Ma come fai a cannone? No, lì devi fermarti al bordo e fare... Accelera. E frena e gira un po' la macchina. Poi prendi non il devi padre, lo stacchio, ci fai la finestra. Sì, Giorgio, ma però devi andare un po' avanti in certi punti. Non c***o.